Ai nostri microfoni, Marco Braccini, direttore sportivo Bianco Verde, è un piacere poter scambiare due parole con te al termine di questa stagione per in qualche modo tracciare questo bilancio di una stagione davvero intensa, fatta di momenti eh, brillanti, emozionanti, altri invece magari più, più difficili e negativi. Siamo arrivati comunque al the end con questo passo falso interno che lascia magari un po' di amaro in bocca, soprattutto se si considera anche eh, questa settimana che ha visto sfuggire proprio in Extremis la possibilità di centrare i playoff, io partirei però Marco proprio da questa partita, da questo eh, 3-2 contro un avversario di spessore ovviamente superiore che però è venuto qua con l'obbligo di vincere e non è che proprio insomma ha avuto vita facilissima. Rimanendo alla gara di oggi, noi avevamo il dovere di cancellare la non partita di mercoledì. Per cui avevamo chiesto, insieme al mister, alla squadra, una prestazione degna di nota. Comunque fosse andata a finire, perché mercoledì a Corticella, a Bologna, abbiamo veramente toppato e non ce lo possiamo permettere. Perché siamo dilettanti, ma siamo uomini di calcio a contratto di lavoro. La società fa dei sacrifici enormi per mantenere questa società a questi livelli e dobbiamo avere rispetto. E mercoledì io in primis, tutto lo staff tecnico e tutti i giocatori non abbiamo fatto il nostro dovere, per cui io sono uno che dico che un lavoratore deve esigere ma deve anche dare, per cui mercoledì noi chiediamo scusa alla società perché non abbiamo giustificazioni. E la gara di oggi è stata una buona prestazione, anche oggi costellata di errori individuali difensivi, però abbiamo ottenuto testa e forse il risultato di parità poteva anche venire fuori con un pochino più di attenzione contro la squadra più forte di questo campionato. Ha vinto il Fiorenzuola anzi colgo l'occasione per fare i complimenti a questa splendida società del Fiorenzuola con un grande allenatore un grande staff tecnico un grande direttore sportivo una società organizzatissima che ha fatto del bel gioco e della presentazione di giovani importanti il loro fiore all'occhiello l'esplosione di Bruschi che con oggi è arrivata a quota 29 però se si prende individualmente l'Aglianese l'Aglianese fa spavento è una corazzata cioè oggi si è presentata qui senza brega senza panelli scusate se è poco ha fatto riposare i ballardini non era in formazione bianchi eh, in panchina quando si alzano entra gente come giordani e oggi è stato sostituito brega dal russo un signor giocatore per cui chapeau eh, noi abbiamo tenuto testa Diciamo che però oggi abbiamo visto le differenze fra noi e loro perché la gara d'andata ci ha lasciato grande amare in bocca perché loro, ripeto, sono più forti di noi. Se giochiamo 10 volte con loro, 9 volte perdiamo. Però nella gara d'andata gli episodi ci avevano dipinto un risultato che non corrispondeva alla prestazione del campo. e, e Oggi, quantomeno, siamo usciti a testa alta, con dignità. Abbiamo provato fino all'ultimo a strappare il pari. E non ci siamo riusciti. però se le nostre prestazioni fossero state tutte e 34 le giornate così, noi avremmo centrato i playoff al quarto posto, che ora lo possiamo dire era un pochino il traguardo che nella nostra mente esisteva ormai a campionato in corso. Partendo dal presupposto che Aglianese, Fiorenzuola e Lentigione strameritano i primi tre posti e sono più forti e abbiamo dato filo da torcere a tutti e anzi l'Entigione non ci ha mai battuto però hanno decisamente qualcosa più di noi con le altre devo dire la verità che vanno a fare playoff Prato e Rimini che rappresentano città importanti società importanti noi non ci sentiamo inferiori però d'altra parte il campo ha sempre ragione e se nel giro di ritorno metti insieme 16 punti è giusto che tu non faccia playoff sono tutti gli ingredienti quelli che hai citato che magari possono servire per no, in qualche modo preparare la ricetta per la prossima stagione. Sicuramente esigere e provare a superare i propri limiti è un po' il segreto nello sport come nella vita. Io ti chiedo quanto hai visto crescere questi ragazzi e nel corso di questa stagione, per tanti, la Serie D è stato un banco di prova con cui si sono confrontati per la prima volta, altri invece, insomma, avevano già calcato. Questi palcoscenici, alla resa dei conti, eh, che cosa a dire per quanto riguarda insomma, la rosa, l'organico di, di questa Pro Livorno Sorgenti? È stata una stagione meravigliosa, faticosissima, non ci siamo fatti mancare niente nel bene e nel male, abbiamo messo tante, tante perle in bacheca perché insomma pensare di battere Prato, Forlì, di non perdere col Prato né all'andata e ritorno, anzi essere raggiunti dal prato al 93 ⁇ esimo anche nella gara di ritorno, altrimenti avremmo fatto il pieno, non perdere mai con lentigione. Noi abbiamo messo insieme 14 vittorie che sono 14 perle, abbiamo fatto tantissimi gol, quarto attacco, questo è un campionato che ti apre gli occhi. Era doveroso, anche per motivi di budget, non nascondiamolo, eh, dare una grande chance a tutti quei giocatori che ricordiamo ci hanno portato dalla promozione alla serie D. Questo è un campionato dove ognuno ha fatto il suo dovere e è ovvio che ti fa capire tante cose questo campionato, perché trovi giocatori dall'altra parte, giocatori con la G maiuscola che mettono a nudo pregi e difetti. Per uno che fa il mio lavoro è un arricchimento incredibile, è un capire tante cose. Per il futuro Abbiamo avuto dei primi incontri, sia io che il mister con la società, ci hanno proposto entrambi il prolungamento di contratto, questo ci rende orgogliosi. Dobbiamo puntualizzare delle cose, sia il mister che lo farà con la società al più presto, ci sono dei dettagli e io mi auguro che vadano a posto. Da parte mia ci sono altre puntualizzazioni da fare io metterò tutta la buona volontà perché questo matrimonio continui anche perché società in questo momento nel calcio con questa cultura sane rispettose che onora i propri impegni se ne trova sempre meno per cui questa è una società che fa il passo in base alla propria gamba ma onora i propri impegni sempre per cui io finirò mai di ringraziare tutta la Pro Livorno Sorgenti, tutti i consiglieri, il Presidente, il Direttore Generale, perché sono persone degne. Ovviamente come tutti i matrimoni sono otto anni che il mio va avanti e io spero che ce ne sia un nono. Ci sono dei dettagli, delle sfumature nel progetto di crescita della società da mettere a punto. La società si mostrerà la buona volontà che mostrerò sicuramente io il matrimonio andrà avanti. Però è giusto sederci un attimo e riflettere per quanto riguarda la se tutto andrà a buon fine per quanto riguarda la squadra se ti dicessi che non ho le idee chiare su cosa fare sarei un bugiardo le ho chiarissime è ovvio che mi dovrò confrontare con la società anche su questo capire come e quanto mi potrò muovere però l'idea è sicuramente di potenziarla questa squadra perché siamo consapevoli che il prossimo campionato non sarà una Serie D, sarà una Serie C con squadre fortissime, vogliamo vincere tutte. Noi ovviamente partiremo con grande umiltà con l'obiettivo della salvezza e poi vediamo. Ripeto, ci ha fatto capire tante cose questo campionato e io mi sento pronto per lavorare e migliorare le tante cose che ci sono da migliorare. Eh. Spero. Quindi con l'augurio, insomma, che ci sia una nuova stagione intensa da vivere insieme per chi fa il tuo lavoro. Di fatto, il tempo per riposare è sempre poco. Perché oggi si chiude una stagione e domani bisogna già cominciare. Anzi, hai già cominciato, avete già cominciato insomma, a pianificare la prossima sulla base di quanto eh, è stato maturato nel corso di questa. E allora buon lavoro! Che dire! Grazie infinite, io ringrazio tutti, è stata, ringrazio te, ringrazio tutta la carta stampata, tutte le varie televisioni che ci hanno seguito, è stato tutto bello, credo che sia stata un'annata difficilmente che potremo scordare e speriamo di essere stati anche noi come società all'altezza nel portare alto il nome e il blasone di questa società. Dobbiamo sempre porci degli scalini di miglioramento, mm, sotto tutti i punti di vista. Però giocare tutto l'anno allo stadio Armando Picchi è un'esperienza meravigliosa e spero che in un momento così difficile per la nostra città, che tanto amo, la Pro Livorno sia stata un sorriso. E, e ripeto, è stata un'annata dove ci ha dato tante soddisfazioni ma anche tanti dolori perché l'infortunio e la tragedia del mister ci ha molto colpito a ognuno di noi e vi garantisco che dietro lavoro di lunghissime settimane poi ci sono degli uomini che insomma hanno sempre un cuore e una testa e ovviamente da queste emittente il mio abbraccio forte 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 va a Matteo e a Vittoria. Bene ringraziamo ci uniamo a questo pensiero ringraziamo Marco Braccini buon estate buon lavoro